In un video che ho fatto precedentemente a questo, parlavo di Ubuntu, che è un sistema operativo basato su Ubuntu, che si propone di avere un'interfaccia grafica praticamente identica a Windows 11, quindi dare la sensazione all'utilizzatore di utilizzare il sistema operativo del Redmond. È praticamente quasi uguale, viene preinstallato in quel sistema operativo su questo Ubuntu, viene installato già Edge, quindi praticamente non parte con il classico Firefox che c'è su tutti i sistemi operativi Linux o quasi tutti, o magari un Chromium, ma parte direttamente con Edge, il browser di casa Redmond. Ora, io ho fatto presente che quando ho provato quel sistema operativo, ripeto, basato su Ubuntu, con Edge ho visto che usciva un pop-up praticamente ogni volta che aprivo Edge nella pagina della home. Sapete che Edge ha una schermata home dove c'è praticamente ci sono le notizie, le news con vari argomenti e cose varie, una pagina variegata, multicolore, con uno sfondo, però a parte queste cose che possono anche essere gradevoli o anche avere la possibilità di guardare le news, che non guasta. C'è questo pop-up che si apre incredibilmente su Edge, dove c'è Google Chrome che sponsorizza il suo browser, quindi parliamo del colosso Google, dove sponsorizza Google Chrome, di non usare Edge perché Google Chrome vi fa navigare meglio. Ed è molto più efficiente, insomma, dello stesso Edge. Ora, a parte il fatto che sono due browser praticamente basati sulla stessa base, lo stesso motore, quindi sarebbe Chromium, che di per sé nasce come browser open source. Praticamente questi due browser, sia Google Chrome che Edge, sono basati su Chromium. Quindi non è che siano tanto distanti l'uno dall'altro, anche nelle schede che si vedono di apertura delle schede, delle pagine, si vede che alla fine anche nel menu contestuale siamo là, cioè la base è quella. Poi vengono personalizzati, hanno dei sistemi di sicurezza un po' diversi, però alla fine sono due browser, sono cugini, se non fratelli, ma diciamo apparentemente, diciamo, perché poi si fanno la guerra, come in questo caso che vi ho detto, dove c'era questo pop-up insistente che mi diceva di utilizzare Google Chrome al posto di Edge, e qua siamo su una base dell'architettura Linux dove c'era installato Edge. E qua vabbè, qua può anche starci perché siamo su una piattaforma, cioè su un sistema operativo neutrale dove si fanno la lotta due colossi proprietari come Google Chrome ed Edge, quindi Google oppure la Microsoft. Quindi in campo neutro si fanno magari questa lotta così un po' che utilizza l'utente come purtroppo maiale da scannare, diciamo, ecco. Mi dà molto fastidio questa cosa, l'ho fatta presente nel video di cui vi sto facendo accenno. Ora sto guardando su html.it, che è un famoso blog
diciamo, famoso blog che parla di tecnologia, dove ci dice praticamente che su Windows 11 o Windows 10 Microsoft Edge, quindi l'Edge, il browser Edge, segnala Google Chrome come dannoso sul suo sistema operativo. Cioè, quando uno che utilizza Windows 11 vuole installare Google Chrome perché non gli piace Edge nella sua impostazione, perché ripeto, sono con la stessa base, quindi del Chrome, quando voi volete scaricare Google Chrome, vi esce nella finestra di download Edge, vi esce come potenzialmente dannoso e vi propone di utilizzare sempre solo Edge perché è più sicuro, non dà problemi, Google Chrome può essere pericoloso, cioè mi fa capire che è inferiore ad Edge. E questo è praticamente un altro fastidio che c'è, oltre nella base Linux, che siamo là su un campo neutro. Alla fine mandate a fanculo sia Edge che Google Chrome, vi mettete Firefox oppure Brave o qualche altro Opera, qualche altra cosa. Alla fine ve ne fregate. Invece qua su Windows 11 avete con tutto che è un sistema proprietario, quindi lo pagate, dovete sorbirvi questo fastidio continuo. Che appena, perché qua non si parla solo di Google Chrome, io ho notato anche su Windows 11 che è installato sul computer di mia moglie, che qualsiasi cosa io voglia installare, scaricare e installare, mi dà sempre, specialmente quando è un programma concorrente a qualche programma della Microsoft, mi dà questa attenzione di non scaricarlo, mi vuole consigliare, insomma sono il tonto, insomma, l'utonto che praticamente deve purtroppo subire questo consiglio insistente che mi deve dire che non devo usare magari Audacity, ma magari un registratore voce, per fare un esempio, della Microsoft. E qua ce lo dice su HTML, Microsoft Edge segnala Chrome come dannoso su Windows 11. Edge su Windows 11 e Windows 10 ha nuovamente contrassegnato il file di installazione di Chrome come dannoso per il sistema. Edge su Windows 11 e anche su Windows 10, quando andate per fare download, c'è il Chrome Setup Exe, sapete che si installa in exe, in formato exe, dell'estensione exe, quindi eseguibile su Windows, viene proposto come potenzialmente dannoso appunto dall'Edge. Ecco, mediante la comparsa di appositi messaggi pop-up sullo schermo, vi propone di eliminare l'installer che voi volete utilizzare per installare Google Chrome e di rivolgersi invece a quello del colosso del Redmond, che sarebbe appunto Edge. Viene riservato un messaggio d'avviso, insomma, tutto quello che ho detto io all'inizio del video, e io già avevo detto prima questo servizio. E vi fa pressione praticamente psicologica. Ovviamente chi non è tanto pratico oppure viene suggestionato da questi pop-up, evita di scaricare magari Google Chrome, perché siccome il sistema operativo glielo dice come dannoso, non lo scarica e quindi suo malgrado utilizza Edge. Quindi c'è praticamente una concorrenza abbastanza scorretta da parte della Microsoft, diciamo, nei confronti di Google. Google stesso a sua volta, ho visto che nella piattaforma neutra di un Linux, anche lui
il colosso Google, anche quello è abbastanza scorretto nei confronti a sua volta della Microsoft. Quindi sono due colossi che si fanno la guerra e la vittima è sempre l'utente, perché l'utente poi viene sviato e quindi ci sono degli utenti che sono convinti che Google Chrome sia il miglior browser del mondo, mentre l'Edge sia dannoso o anche qualche altro, il Firefox sia magari uno schifo di browser, mentre in realtà, la realtà è ben diversa, insomma. Ovviamente c'è chi preferisce utilizzare Google Chrome, chi come me preferisce usare Firefox, ma la decisione dovrebbe essere abbastanza libera, cioè non. Cioè, quello che io rilevo in questi problemi che qua vengono accennati anche su HTML.it è che l'utente purtroppo, noi utenti non abbiamo la libertà, sì, abbiamo la libertà di scelta alla fine, però se non siamo aggiornati mentalmente sulla tecnologia, quindi non siamo preparati, abbastanza preparati, veniamo sviati da questi messaggi e praticamente siamo, come posso dire, psicoanalizzati e quindi ci portano in una strada dove vogliono loro e ci fanno utilizzare i programmi che ci colpiscono di più con questi pop-up. Da un lato quello della Google, dall'altro un altro grande colosso che è la Microsoft. Quindi fanno la guerra sulla pelle dell'utente che perde in gran parte della sua libertà di scelta, perché sono anche delle pubblicità un po' subdole, cioè non vi lasciano a voi la facoltà di poter decidere, ma vi indirizzano ad un prodotto con una pubblicità che non dovrebbe esserci perché subdola. Ecco. Quindi in questo video volevo proprio far presente che c'è questa guerra tra due colossi e quindi vi invito a chi lo può fare ovviamente di abbandonare tutto quello che è proprietario, se lo potete fare ovviamente, perché se ci lavorate con Windows o ci lavorate con Chrome OS, che ne so, o Google Chrome vi soddisfa meglio, insomma, vi utilizzate alla fine. Però chi come me non ci deve lavorare con questi due colossi, di farsi un bel pensiero libero e di scegliere liberamente che cazzo deve utilizzare, che cazzo vuole usare, scusate il francesismo, che poi a me fa incazzare vedere questa interpretazione scorretta della libertà che c'è in giro, anche nel campo informatico, e di farvi veramente decidere con il vostro cervello quello che volete fare. A me capita spesso che ci sono ovviamente persone che vogliono dei consigli, dice che cosa utilizzo io come browser per navigare, e io gli consiglio magari quello che so io, quello che piace a me o quello che ritengo sia più efficace. In certi casi anche Google Chrome io consiglio, perché in alcuni casi Google Chrome vi fa connettere meglio nelle sue estensioni online, tipo che so, l'Office Online, insomma Google Chrome in certe cose è meglio di Firefox. Dipende dal soggetto, io dico vabbè, utilizza quello o utilizza l'altro, o chi vuole della privacy gli dico di utilizzare Brave o qualche altro browser che vada sulla sicurezza e sulla privacy dell'utente.
Però certe volte ho dei problemi perché anche chi me lo domanda insiste poi, malgrado io gli dia il consiglio, insiste sempre, sì, ma io ho visto che mi è uscita la pubblicità, no, non dice la pubblicità, mi è uscita questo perché non neanche sa appunto che è fatto apposta, mi è uscito l'avvertimento nel sistema operativo che può danneggiarsi irreversibilmente perché sto installando quello che tu mi stai consigliando. Quindi, manca anche la fiducia nella mia persona perché loro vanno appresso, vanno insieme, vanno appresso al consiglio che gli dà il sistema operativo perché loro pensano che si danneggi il sistema operativo perché gli sto dicendo di installare proprio quello che gli hanno detto che io lo danneggio. Da premettere anche che su Windows 11 io vedo che c'è molto ostracismo. Viene ostaggiato un programma che uno dice no, lo voglio installare, malgrado il pipup, tutte queste cose, uno dice no, lo voglio installare, malgrado tu mi dici che fa danneggio. Quando lo installa c'è l'ostracismo, diciamo, del sistema operativo che dice vuoi aprirlo, sei sicuro di voler aprire questa applicazione? Uno dice sì. E poi ogni tanto ti esce l'avvertimento che può danneggiare, può fare qualcosa e poi ti vuole indurre a riprendere il programma proprietario. E questo è purtroppo è una situazione, quella della concorrenza tra due colossi, poi ci sono anche altre situazioni che danneggiano più che altro l'utente e che screditano anche in certi casi anche chi vuole consigliare perché la gente perde fiducia anche a chi gli vuole dare un consiglio perché vanno per salvaguardare il sistema operativo perché pensano che si danneggi con il consiglio che gli sto dando praticamente io. Va bene, finisco qua il filmato e questa è proprio diciamo, la situazione che c'è di guerra tra Google e la Microsoft, due colossi che praticamente sono imperanti su internet e anche sull'hardware, il software, sono due colossi che sono praticamente inattaccabile, dove praticamente imperversa la non democrazia, insomma, c'è una guerra spietata dove non si usano le armi per uccidere, ma si usano le armi per convincere la gente che la realtà è diversa da quella che vedono e vogliono indicare di utilizzare una cosa al posto dell'altra. Un saluto a tutti da Salvo, ciao!